La Barry University, importantissima università di Miami Beach, South Beach fra l'altro, bellissima fra l'altro anche come zona, se non sono stato, Università della Florida, ha appurato stamattina, cosa che io già pensavo fra l'altro, però non potevo pubblicarla comunque sul mio canale perché sono cose delicate, la potenza che può trasmettere nel nostro organismo, la mattina soprattutto appena svegli, la frase Juve merda. Juve merda a Capodanno fa star bene tutto l'anno, ma non dobbiamo comunque sia sottovalutare comunque sia l'importanza della frase, perché dicendola anche uno che non ti conosce comunque si fiderà molto ma molto più di te. Indi per cui tra poco su TG uscirà finalmente il nuovo vaccino, che questa frase dove uno si alza la mattina con una leggera colazione comunque sia energetica, magari di uova bianche con pane tostato integrale, ma prima di tutto questo, di aver messo comunque sia la nostra colazione in tavola, ricordatevi tutti quanti, se vogliamo tornare alla piena normalità, che è una frase anti-Covid, Juve merda sempre. Detto questo, ci vediamo alle ore 14 in live dal mio amico Tringa, vecchio cuore rossonero, ore 14, che adesso poi parleremo anche seriamente naturalmente di Pioli positivo al Covid e di tante altre notizie, ragazzi, che non vedo l'ora di parlarne. Vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, a dopo. Juve merda sempre.